Eliminati Grande Fratello oggi 30 aprile, sondaggio e possibile squalifica. Stasera 30 aprile andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello 2018, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Ecco chi potrebbero essere gli eliminati di oggi e chi tra i concorrenti rischia di essere squalificato. Appuntamento chiave quello di questa sera per molti degli inquilini all'interno della casa del Grande Fratello, dopo una settimana vissuta ad altissima tensione. Nei giorni scorsi, un comunicato ufficiale della produzione ha confermato che saranno presi seri provvedimenti disciplinari per chi si è reso protagonista nella casa di comportamenti gravi nei confronti di Aida Mizzar, discussa concorrente di nazionalità iberica che ha fatto il suo ingresso nel reality nel corso della precedente puntata. Grande Fratello eliminati della puntata di oggi 30 aprile. L'eliminato della terza puntata di oggi del Grande Fratello, secondo il sondaggio di grandefratello.forumfree.it, dovrebbe essere Filippo. Il giovane concorrente del reality è protagonista in queste ore di un vero e proprio testa a testa con Patrizia. I due, infatti, sono separati soltanto dall'1:40 US 39. Ricordiamo che al televoto settimanale prendono parte anche Alberto e Lucia. Quest'ultimi sono appaiati al 10, ben lontano dalle percentuali fatte registrare da Filippo, il più votato per uscire dalla casa, e Patrizia. A rischio squalifica, invece, ci sono Cancelletto Baiedame e Luigi Favoloso. Il commesso di origini senegalesi è stato accusato dalla rete di veri e propri atti di bullismo nei confronti di Aida. Favoloso, entrato nella casa come fidanzato di Nina Moric, anche dopo il comunicato del GF ha proseguito nelle sue invettive contro la concorrente spagnola. Tra queste, un peto all'indirizzo di Aida mentre parlava insieme ad Andrea, uno dei pochi a starle vicino dentro la casa. Cristiano Malgioglio chiede l'eliminazione di più persone. L'opinionista del Grande Fratello ha chiesto a più riprese che i provvedimenti di stasera riguardino più di un concorrente. Il primo riferimento va a Baiedame, definito volgare, animalesco e aggressivo durante un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Il secondo nome è quello di Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric, nei confronti del quale Malgioglio ha sentenziato: di Favoloso ha solo il cognome e nient'altro. Si preannuncia una puntata, quella di stasera, ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni, è probabile che nella casa possa entrare Marco Ferri, ex concorrente dell'Isola dei Famosi, per avere un confronto con Aida.